Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Plasigan68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un nuovissimo episodio qui su Naruto Ultimate Ninja Storm 4. E vi ricordo ovviamente di lasciare già da subito un bel like, cerchiamo di arrivare a 100 like per la serie. Vi ricordo anche che ho creato il mio profilo ufficiale Instagram, trovate il link in descrizione. E vi ricordo inoltre, so che vi sto ricordando un po' troppe cose, vi ricordo inoltre che gli orari di programmazione di solito della serie di Naruto sono alle 15 e alle 17. Quindi venite a fare un salto assolutamente alle 15 e alle 17 ogni giorno sul canale, perché quasi sicuramente troverete due episodi nuovi o magari qualche giorno solo uno. Comunque ci siamo già persi in chiacchiere, già lo sapevo. Quindi possiamo iniziare subito con la seconda parte del campo di battaglia dei ragazzi e con il rapimento di Rin. Ok, quindi Obito ha risvegliato il suo Sharingan e questa è una cosa davvero fondamentale per il proseguo della storia. Possiamo fare anche la tecnica suprema, quindi ci proviamo subito, ecco qui. Molto figa davvero questa, eh. Allora, sì, ho capito che anche quando sono sulla parete posso usare le mie tecniche, però non uscire sempre scritto. Dai, allora, utilizziamo Kakashi. Non lo vedevo più. Sì, ma mi puoi tenere dove vuoi, tanto non mi becchi, è inutile. Ecco qui. Dai, andiamo addosso e... Vabbè, non volevo fare questo. Comunque, no, 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 cerca di evitare, per favore. Dai, dai Kakashi, ecco qui. Ed ora, siamo prontissimi, non volevo fare questo. Raga, molte cose che non voglio fare mi succedono sempre. Vabbè, lasciamo perdere. Dai, Obito, vuoi provare a fare qualche tecnica legame? Però mi sa che qui non ce l'abbiamo, eh. Ho questa impressione. Allora, dai, attacchiamo Obito. Raga, secondo me sto facendo un bordello con i tasti. Comunque, dimenticavo che finalmente c'è stata qualche cutscene con grafica in game. E questo mi piace davvero un casino.助けに来たぞ。リン、もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの？この葉の鍵だ。ドトン、岩宿崩し。やばい。みんな、出口へ走れ。 大丈夫か？リン、カカシ、オビタ！クソ！
Yamero. Inda, Kakashi. Ore wa mou dame mitai da. Obito! が初めからお前の言う通りに一緒にリーを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上忍だ。そういや、忘れてたぜ。俺、お前に上忍祝いのプレゼント、やってなかったな、かかし。何がいいか考えてたんだ。んでよ、今思いついた。何、安心しろ、役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、 お前は立派な上忍だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。 連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け、リー。 ドトン、熱の転生。 やるぞ。 気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。<笑>リーは、リーはどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。
第三次忍海大戦。その長きにわたる戦いは、名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして、同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した、カンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに、二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。Perfetto ragazzi, e quindi direi che questo episodio si può concludere qui. L'abbiamo superato davvero in scioltezza con una bella A totale. Infatti nel primo combattimento abbiamo ottenuto una S, nel secondo una A e nel terzo anche una A. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di lasciare un commento. Vi ricordo che gli orari dei video sono sempre alle 15 e alle 17. Poi magari in qualche giorno ci sarà solo alle 15. E quindi spero ancora una volta che il video vi sia piaciuto. E io come al solito vi do appuntamento al prossimo video.